dopo una serie di temporali di agosto, guardate, le nuvole, il sole hanno delle sfumature diverse, la luce è anche più bella, l'aria è terza, quarta, quinta e sesta. Beh, si può giocare anche sulle parole. Bene, eccoci, buon venerdì. Venerdì, non mi ricordo adesso se è 7 o 8 agosto, beh, le date non fanno per me, comunque va bene comunque. La riflessione, chiaramente adesso siamo nel clou della politica, come state vedendo stiamo seguendo per ora le presentazioni delle varie liste, dei vari candidati. Ieri abbiamo seguito Andrea Guzzo Crea, l'altro giorno Sintesi, la lista d'appoggio di Falcomatà. Adesso ci stiamo organizzando per le nostre tribune politiche che probabilmente partiranno da lunedì, quindi avremo tutti i candidati a sindaco. Intanto, notizia d'ultima ora, Enzo Vacalebbre, che era il primo a proporsi come candidato a sindaco, è stato il primo, comunque per problemi personali, così come ha fatto in una nota stampa, a ritirarsi. Riteniamo che anche qualcun altro si ritirerà, però intanto per il momento almeno c'è il sole, sì, ciao Sara. Insomma, il punto sulla situazione è sempre quello: il centrodestra si spaccherà o non si spaccherà? Secondo l'Arcere no, perché troveranno la quadra e questi quattro consiglieri di Forza Italia che se ne sono voluti uscire, dice noi non vogliamo votare Mini Cucci, così come Lamberti ha definito chi vota Mini Cucci è un traditore, insomma si è usciti un po' fuori dalle righe. Noi queste cose, i primi quattro di Forza Italia, adesso mi chiamano tutti mentre faccio l'editoriale, mi sconcentrano, come si dice a Roccaforte. Quindi che stavo dicendo? Ah, ecco, i quattro, mi sembra, mi viene da dire quattro dell'Ave Maria, no? Quindi Caracciolo, Pasquale Imbalzano, Lucio D'Attola, l'altro non mi ricordo manco chi è, vabbè, non ci fa niente. Dice, noi con Mini Cucci non ci candidiamo. Vabbè, sceglietevi un sindaco e candidatevi, non vi obbliga nessuno, in politica nessuno, cioè, non è, la politica non è una prescrizione medica che uno per forza la deve fare. Buongiorno. Ciao. Mentre la cosa più grave l'ha fatta il dottor Edoardo Lamberti Castronuovo, che ha definito addirittura in un suo ragionamento, che ha del discutibile, ma di ragionamento si tratta, ma quella che è un'offesa all'elettore. L'elettore che vota Mini Cucci è un traditore. Cioè, siamo un po' completamente fuori da quelli che sono i canoni del rispetto. Elettore mi sento anch'io, non mi sento traditore di nessuno. Gli abbiamo risposto per le rime, ci abbiamo anche scherzato su. La battuta mi viene ancora da ridere quando un uomo con una televisione incontra un uomo con due telefonini, l'uomo con una televisione è spacciato. Questa mi piace come battuta. Una battuta satirica, ironica, ma che dà il senso anche un po' la comunicazione. Attenzione, oggi come oggi non è alla mercé di un singolo. La comunicazione è un mezzo che, se utilizzato bene, può davvero influire e comunque informare. Noi non vogliamo influire, vogliamo informare cercando di essere. Vediamo, ci sediamo qui, è bagnato. Cercando di essere imparziali, senza pregiudizi. Non abbiamo interessi particolari. È chiaro che anche tra i politici abbiamo amicizie che derivano non dalla politica, e per cui a volte possiamo anche metterci il nostro affetto di amicizia, ma non interferiamo mai con quello che può essere il potere logora chi non ce l'ha. Bravo Giuseppe, sono d'accordo con te. Grande Andreotti. Insomma, aspettate che tolgo questo
fumetto silenzioso, perché i messaggi sono continuamente una cosa continua. E non mi danno fastidio, però adesso quando c'è la diretta possono dare fastidio a chi ci ascolta. Insomma, l'ultima riflessione che ho fatto e che vi ripropongo, insomma, a Reggio sembra quasi che il problema sia, adesso vabbè, la Lega ha scelto, sappiamo tutti, io non sono un leghista, sappiamo tutti che è stato scelto Antonino Minicucci, e apri il cielo, adesso sembra il problema essere la scelta di Minicucci, forse perché qualcuno mirava o ambiva a quel posto, ma fare il sindaco di Reggio non è per tutti. Insomma, non sto lì a ripetere le stesse cose, perché già l'ho detto come la penso, io poi non è che le mando a dire. I ragionamenti, quando si parla alla gente, si deve parlare non cercando di far intendere o di... si deve parlare in maniera schietta, diretta, decisa, ma soprattutto senza offendere. E poi un'altra cosa a cui tengo è che le mie riflessioni sono spunti di riflessione, spesso e volentieri non rispecchiano il mio pensiero, per cui non contestate il pensiero di Luigi Palamara l'arciere, ma rimanete sulle riflessioni. Le riflessioni servono solo a stuzzicare un interesse, una discussione, altre riflessioni, la vostra opinione, ma non dovete considerarla mai come il mio pensiero da contrastare. Io non sono il competitor, io sono, faccio il giornalista, cerco di fare l'opinionista, cerco e soprattutto di fare il cittadino. Per cui la cosa bella che si sta creando è questa, però non confondetevi, siete in tanti che mi seguite, vi ringrazio davvero, sono per certi versi certe volte spiazzato, per altri versi mi date la carica, ma non mi sono mai montato la testa, rimango sempre comunque con i piedi per terra. Imparo sempre dove c'è da imparare, non sono, per chi mi conosce sa che non sono presuntuoso, se sbaglio cambio direzione assolutamente, però quando faccio una riflessione non è, è l'espressione del mio pensiero che dovete contestare il mio pensiero, dovete mettere la vostra riflessione. Cioè, allora la riflessione è, ma vi sembra giusto aver creato questo putiferio semplicemente perché Minicucci, cioè ci scandalizziamo che Minicucci sia stato scelto dall'alto, sia stato scelto dai vertici di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia? Ma non ci siamo mai scandalizzati che qui a Reggio abbiamo votato anche Bindi e l'altro, quel senatore, quello adesso non mi ricordo manco più come si chiama, quell'altro siciliano, per dire, cioè qui a Reggio abbiamo votato la qualunque, anche le schifezze tra virgolette politicamente parlando, e adesso ci lamentiamo che la Lega sceglie, ma se gli accordi politici sono quelli, la politica è anche accordi, è compromesso, non è imposizione, cioè non è che devo difendere Salvini o Minicucci o altro, lì hanno fatto un ragionamento, dal ragionamento è uscito Minicucci, apriti cielo, ma perché non ci avete pensato prima a proporre un sindaco? Cioè, voglio dire, chi vi ha trattenuto di proporre un sindaco? Voi che adesso vi lamentate che questa è una scelta inaccettabile perché viene dall'alto, non esce da Reggio, non esce da Milano, non esce da Roccaforte, non esce da Met, ma dai, ma per favore, cioè, cerchiamo di essere seri, cioè cerchiamo di non fare i burloni e di lanciare le frecciate, anche perché quello serve a condizionare, secondo me, pochissima gente, perché pochissimi poi seguono questi ragionamenti. C'è una persona, si vota la persona, fine. Certo, l'ideale sarebbe fare, e su questo sono d'accordo, sarebbe fare le primarie. Uno ci pensa un anno prima, dice il centrodestra un anno prima fa le primarie, chi vuole si candida, si va a votare, chi prende più voti è il candidato sindaco. Beh, sarebbe una buona soluzione. Cioè, ma tutte le soluzioni in politica sono buone. Ma non è che si discutono dopo. Dopo che già si è presa la decisione, discutiamo, no, quella non era la soluzione giusta. Ma si sapeva già da prima. Cioè, quindi chi è che volete condizionare o prendere in giro? Volete spaccarvi perché? Che interesse avete? Avete interesse di poltrone o altro? E noi adesso queste domande, alcune domande le vorremmo porre all'onorevole Cannizzaro. Ci auguriamo di sentirlo oggi. Le domande semplicemente sono queste. Lui è il coordinatore provinciale di Forza Italia.
cosa ne pensa del fatto che quattro suoi consiglieri comunali abbiano deciso di dire pubblicamente: noi con Antonino Minicucci non ci candidiamo. Quindi, onorevole Francesco Cannizzaro, ci dia una risposta su questo e poi ci dia una risposta sul fatto se lei, come coordinatore provinciale, seguirà quelle che sono le indicazioni del partito di Forza Italia, cioè appoggerà Antonino Minicucci oppure no? Queste sono le domande. Il resto, tutti i ragionamenti, non ce ne fregano niente. Fino a questo momento l'onorevole Francesco Cannizzaro, ad onor del vero, non si è espresso, però il silenzio adesso diventa pesante, si deve esprimere, deve dirci esattamente qual è la linea di Forza Italia, qual è la linea che intende seguire. Noi non abbiamo dubbi che intenda seguire la linea di Forza Italia, ma vogliamo anche la sua dichiarazione. Sic et simpliciter. Credo che non chiediamo granché di così astruso. Intanto Giuseppe Sergi di Reggio Attiva, il presidente di Reggio Attiva, il coordinatore, adesso non so come si è definito, anche lui dice: io non voto Minicucci. Si è smarcato. Benissimo, statene fuori, Giuseppe. Cioè, voglio dire, non è che hai bene, hai fatto una dichiarazione di voto, nessuno te l'aveva chiesta, però l'hai voluta fare. Benissimo. Sappiamo che Reggio Attiva non voterà mai Minicucci. Adesso poi vediamo se la musica cambia e magari ritorna indietro, che sarebbe davvero clamoroso. Cos'è che può bollire in pentola, giusto per non fare gli stupidi? Può bollire anche in pentola che il centrodestra in effetti si possa spaccare in due tronconi. Un troncone di Fratelli d'Italia e Lega, che comunque sono ligi a quelle che sono le direttive nazionali e appoggiano Minicucci, e un altro troncone mascherato da civismo che vada a trovare un altro candidato a sindaco, molto probabilmente, per come parlano, dovrebbe essere Edoardo Lamberti Castronuovo, ma su questo, se è lui, statevi tranquilli, cari politici, vincete tutti, perché con lui, fino a prova contraria, hanno vinto tutti. Lui ha vinto solamente una volta a San Procopio, a proposito di cittadini di Reggio e Regini. Lui non è di San Procopio, ha fatto il sindaco a San Procopio, presentando due liste, una sua e una con dipendenti altri suoi, altrimenti probabilmente non avrebbe raggiunto il quorum, è diventato sindaco. Non è stato riconfermato il secondo mandato, perché nel momento in cui si è candidato un candidato a sindaco di San Procopio, la gente non l'ha voluto come sindaco. Quindi questa è un po' la storia. Quindi se sarà Lamberti, Falcomatà e qualche altro ne godranno, perché sicuramente sarà un'altra debacle. Cioè, noi la regola sì, c'è l'eccezione, ma in questo caso non crediamo che Edoardo Lamberti Castronovo possa essere l'eccezione e diventare sindaco di Reggio oppure andare addirittura al ballottaggio. Quindi queste cose vanno dette, vanno chiarite, ma no, se poi volete il contraddittorio lo faremo, perché inviterò anche il dottor Lamberti Castronovo in un confronto in diretta. Ci mancherebbe, io non ho timore di confrontarmi con nessuno, non ho bisogno di andare a cercare consensi, non ho bisogno di fare giochi e giochini. Io le cose le dico perché la gente le deve sapere, questi ragionamenti li deve sentire, in questo caso da un giornalista che è fuori dai giochi, che non ha interesse, da un giornalista libero. Lo sono sempre stato, chi mi conosce sa che le scelte le faccio. Vado a intuito, ma non ho mai avuto interesse di prendere questo o quel posto o quella posizione, pur avendone bisogno. Quindi a maggior ragione per me vale molto. Io non ho niente da chiedere a nessuno, non mi deve dare niente a nessuno, non devo dare niente a nessuno. Per cui l'unica cosa che devo dare, che mi sento di dare ai cittadini, a chi mi segue, soprattutto ai miei elettori, di cui mi sento responsabile, un'informazione schietta, un'informazione semplice e chiara, in maniera tale che loro possano muoversi nella direzione giusta. Tornando e chiudendo con Antonino Minicucci, Antonino Minicucci è una persona che è indiscutibile. Cioè, l'unica cosa che gli è stata detta finora, e mi viene da ridere se non da piangere, è: ma è di merito. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Ma siete impazziti? Reggio deve essere a un regino? Ma che cazzo è in testa? Allora la Binda e tutti questi altri che abbiamo votato e che avete votato, io non ho mai votato un estraneo, cioè che sono venuti a fare qua? Adesso vi accorgete, regini? Ma non ve ne siete accorti che non avete neanche un parlamentare, voi di Reggio? Non c'è un parlamentare.
ma che sia uno di Reggio. Ditemi un senatore o un onorevole, un deputato che sia regino. Avanti, forza, dai, fatemi un nome. E allora di che cosa state parlando? Ma di che cosa? Cioè voi attaccate un candidato Minicucci perché è di merito, cioè fate ridere anche i polli, per favore. Poi Minicucci sicuramente fa parte, è entrato nella storia della politica, che se ne dica, col ponte di Genova, il ponte San Giorgio, e non solo col ponte, dove lui è stato protagonista, è stato il direttore generale, lodato, abbiamo sentito Bucci contentissimo, lui dice che Bucci ha detto ai nostri microfoni che il suo fratello maggiore, cioè Antonino Minicucci, farà meglio di lui. Pensate, Bucci che è uno forse adesso uno dei sindaci considerato più bravi d'Italia, insomma, quindi la sua è una stima incondizionata, non è che sono, glielo dice per simpatia o perché Nino è un bell'uomo, cioè voglio dire, glielo dice perché ha dimostrato le capacità, lo ha aiutato in quel percorso che ha portato a costruire un ponte, ma non solo un ponte, perché poi altri sono stati gli interventi a Genova. Poi il percorso di Antonino Minicucci, chi vuole va solo a leggere sul suo curriculum vitae, insomma, questo è quanto. Falco Matà continua quella che è la sua galoppata, cerca di avere giustamente il secondo mandato, perché noi l'abbiamo sempre detto, a prescindere da chi è il sindaco o no, un mandato non basta per risollevare le sorti di una città. 5 anni, in questo caso 6, sono pochi, perché aggiusti la mira, impari anche a conoscere la città. Nei secondi 5 anni dovresti iniziare davvero a cambiare la città, per cui anche lui ha le sue chance, a dispetto di chi dice sì, ma con la spazzatura la gente non lo può vedere. Certo, la gente, io mi ricordo a Roccaforte il problema dell'acqua era sempre il tema, al di là delle capacità del sindaco, che condizionava poi le elezioni. Dal microscopico al macroscopico la differenza non cambia, la politica è sempre questa. È chiaro che Falco Matà, oltre a far vedere le cose che sta facendo eccetera, si deve scontrare con una realtà quotidiana che non sempre è bella, non è pulita, nel senso che la sporcizia per le strade si sa è ben visibile, quindi questo condizionerà molto il voto e lui stesso dovrà far capire che la colpa non è sua e che lui certamente non vorrebbe una città così sporca, ma è un problema che si ritroverà comunque sia chiunque vada a ricoprire la carica a sindaco, sia che venga confermato Falco Matà, Minicucci o altri diciamo hanno poche chance. Diciamo che la partita, anche Marciano, sì, farà sicuramente una bella figura, ma per noi avrà poche chance, meno di sorprese. Klaus lo stesso sarà un po' l'outsider, quello che raccoglie un po' di voti disgiunti, però alla fine sono talmente tante le persone che andranno alla ricerca dei voti che i voti difficilmente si disperderanno in quei cosiddetti voti di opinione o di simpatia o di tendenza. Il voto rimane al candidato che se lo va a cercare al 90%, quindi sfuggirà un 3, 4, 5% dalla... ma è sempre stato così, quindi non è che mi invento chissà che o cosa. Chi spera in delle sorprese è uno che magari ha dentro di sé degli interessi e quindi pensa, dice vabbè, ci sarà la sorpresa. Però in politica non è così, poi in politica contano i numeri vengono dati intanto alle liste, dai nomi delle liste, già da quelle poi capiremo meglio chi potrà essere il vincitore di questa tornata. La cosa che sembra certa, ma anche qui certa prendetela come una cosa in senso lato, è che si andrà al ballottaggio. Non è detto che si vada al ballottaggio, perché si deve andare al ballottaggio, anche se le forze in campo sono, c'è chi può vincere anche in prima battuta. Vediamo le liste, adesso vedremo le liste con tutti i nomi, stiamo imparando a vedere i nomi, a fare l'analisi, ci vuole un po' di tempo, quindi avremo un tempo poi per fare anche quella che è la nostra previsione, faremo qualche sondaggio fino a che c'è la possibilità di fare il sondaggio, insomma ce n'è di che. Però per concludere così come abbiamo iniziato,
finiamola di dire io non voto Mini Cucci perché non mi piace, perché è stato scelto da Roma o perché viene da Melito. Sono cazzate, e di cazzate Reggio e l'Arciere personalmente non le facciamo mai passare. Quindi se sparate ste cazzate, noi vi controbattiamo e ve lo diciamo, state dicendo delle cazzate politicamente parlando. Reggio Calabria, non mi ricordo che giorno è, adesso vi c'è un elicottero che passa. Eccolo qua. Spazza via un po' di nuvole con le sue eliche. Magari. Insomma, questo è il Palazzo San Giorgio. Lì c'è la prefettura, la statua dell'Italia, Palazzo Alvaro, sede della città metropolitana. Questi sono i palazzi ambiti dalla politica. E noi su questi palazzi girovaghiamo, ma anche sul Palazzo Campanella, attenzione, quindi cercheremo di seguire la politica tout court, politica comunale, politica regionale. Alla prossima.